Adesso dovreste sentirmi? Perfetto, grazie mille. Intanto leggo un sacco di descrizioni sul lato destro, bellissimo. E sono legittimata allo sporting finalmente nella mia vita, è una cosa bella. E allora, quello che stavo dicendo, che forse non avete sentito, è che in questo momento dietro alla regia di questa lezione c'è ovviamente la scuola open source che ringrazio e che ha organizzato per voi questa serie di lezioni e gli strumenti con cui gestirle. E siamo d'accordo con Enrico, che è il ragazzo con cui sto tenendo questa lezione, di mantenere quanto più possibile i microfoni spenti, per fare in modo che il vostro audio di rientro non vada a infastidire la lezione generale. Nel mio, magari. E insomma, così cerchiamo di rendere più piacevole per tutti la lezione. Il corso in generale è un corso sperimentale di prova. Questa lezione è più di prova di tutto il resto, perché stiamo entrambi sperimentando una piattaforma nuova e con un nuovo format. Quindi, insomma, qualsiasi consiglio è graditissimo, più che gradito. Vabbè, dunque, sono le 6:01. Direi che possiamo cominciare. Controllo intanto sempre nel pannello il mutismo selettivo. Va bene. Allora, mi tengo la chat qua aperta e più tardi approfitterò di questa chat per segnalarvi un indirizzo che ho creato oggi, un indirizzo Gmail, per un po' tutto, insomma, qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno, ma anche io ci proverò a dare qualche esercizietto, se vogliamo vederlo così, alla fine delle nostre chiacchierate. E se volete mandarmelo lì, volentieri lo leggo, poi ne riparliamo di lezione in lezione. Va bene, quindi direi di cominciare. Vedo che Enrico sta continuando l'opera di chiusura dei microfoni, ripeto, solo per una questione di rientro del suono che renderebbe spiacevole la lezione. Ok. Allora, cercherò di spiegarvi un po' da che idee si muove questo corso e che cosa mi piacerebbe condividere con voi. Banalmente, quando si parla di scrittura e di copywriting, c'è da fare un distinguo importante. Io mi sono trovata a vivere un po' tutte e due le cose, perché se da un lato ho studiato lettere per tanti anni, dall'altro poi di lavoro faccio appunto il copywriter e quindi ho iniziato a vedere sul campo che cosa poi vuol dire di fatto vivere di scrittura e di copywriting in particolare. All'interno di queste lezioni che ho pensato, tratteremo argomenti anche molto diversi tra di loro, dai social media agli stereotipi di linguaggio, quindi ci sono tante cose da dire. Ho ricevuto nei giorni scorsi anche dei consigli molto utili da parte di alcuni amici che mi hanno chiesto di parlare di alcuni argomenti all'interno di questo corso. Per questo motivo, a maggior ragione, dopo lascerò l'indirizzo mail all'interno della chat di gruppo, perché se avete delle richieste, se volete trattare un argomento piuttosto, insomma, sono qua per sentire anche i suggerimenti che vengono da voi e dai contesti in cui dovete, vi trovate a scrivere o vorreste scrivere. Dunque, sarò fin troppo ridondante in questo corso, ve lo anticipo subito perché siete di tantissime provenienze diverse, di tantissime età diverse, per cui è per me molto importante riuscire a essere chiara con tutti quanti voi e venire incontro alle vostre esigenze. Per cui mi rendo conto che chi magari è già di questa professione penserà di questa prima lezione che sia del tutto introduttiva, e lo è. E per cui qui facciamo oggi una panoramica generale su che cos'è il copywriting, di cosa si occupa il copywriter, e nelle prossime lezioni poi andremo invece ad affrontare argomenti un pochino più settoriali. Dunque, sappiate che io vi vedo, per cui deliziatemi anche con simpatiche gaffe che verranno registrate all'interno di questa lezione. Dunque, partiamo quindi cercando di dare una definizione quanto più leggera possibile di che cos'è il copywriting. Se la scrittura, più o meno sappiamo tutti che cos'è, nelle sue varie forme, che vanno dalla lista della spesa al trattato di euristica, possiamo dire che invece il copywriting si occupa di un settore un pochino più specifico della scrittura. È una scrittura che ha uno
o più scopi ed è generalmente una scrittura che potremmo definire pubblicitaria, facendo però un distinguo importante. Quando io dico che è una scrittura pubblicitaria, posso intendere due cose differenti. Posso intendere una scrittura pubblicitaria profit o non profit. Che cosa significa questo? Che se io sono un copywriter che deve pubblicizzare la vendita di una merendina, allora sto agendo nel settore del profit. Se invece la mia scrittura oggi sarà volta a sostenere l'iniziativa di un'associazione umanitaria, vado a rientrare nel non profit. Questo è un distinguo abbastanza superficiale, mi rendo conto, è fatto un po' con la mannaia. Ma per iniziare a muoversi all'interno di questo settore, forse è importante anche vedere da subito cose così fondamentali. Dunque, detto questo, quindi ribadito che il copywriting è una scrittura con uno scopo, una scrittura pubblicitaria, quindi quali sono i compiti che svolge di fatto un copywriter? Chi fa il copywriter risponde bella domanda, perché in ogni momento della nostra vita questo ruolo evolve così come evolvono gli strumenti che usiamo nel mondo della comunicazione. Di base, possiamo dire sicuramente che il copywriter è la persona che scrive le pubblicità. E dove per scrivere intendo i titoli, intendo le body copy, e questo è un lessico che acquisiremo nelle prossime lezioni. Sono tutti, penso faremo proprio una lezione sugli anglicismi nel mondo della pubblicità e lì vedremo le varie diciture che fanno parte di questo mondo. Quindi il copywriter scrive tutte queste cose, ad esempio scrive anche le sceneggiature per i commercial televisivi, quando voi vedete una DV che vi scorre su Facebook, dietro c'è il lavoro di scrittore di un copywriter. Ad oggi evolve sempre di più questo mestiere, perché io posso trovarmi a gestire un giorno anche i social, così come SEO, così come decidere la parola che va sul bottone di un'app, e quello è copywriting. In generale, però, bisogna fare un discorso ben più complicato ancora della scrittura. E il presupposto, infatti, dietro al lavoro del copywriter, purtroppo per noi è un presupposto di lavoro di pensiero. E questa è la parte più pesante del mestiere. Se dovessimo vederla in numeri, io credo che potremmo dare a una buona idea il 92% di una strategia comunicativa. Intendo dire che prima ancora di metterci a scrivere, prima ancora di scrivere il titolo che tutti ricorderanno, il claim per cui rimarremo famosi anche da morti, bisogna che troviamo una idea efficace. Un'idea efficace vuol dire capire con un grado di precisione, non dico massimo, ma quasi, che cosa intendiamo dire. Cioè, posto uno scopo comunicativo, vista la necessità di una strategia, devo capire innanzitutto su quali concetti fare perno. Ed è quello la parte più complicata del lavoro di un copywriter. Riuscire a capire quale aspetto è più utile usare per una comunicazione che sia efficace? Attenzione, purtroppo ribadisco efficace perché potrebbe essere poco vicino ai miei interessi o il mio modo di pensare. Ecco, cercare di mettermi nei panni di una comunicazione efficiente e non nei miei di comunicatore è sempre molto importante. Quindi, la prima domanda, e su questo io vi martellerò purtroppo tantissimo, mi rendo conto, è sempre: cosa voglio dire? Prima ancora di trovare le parole catchy o uno stile accattivante o una perifrasi leggera, è sempre che cosa io intendo dire. Dunque, nel momento in cui tu, copywriter o tu scrivente, hai trovato l'idea che guida il tuo pensiero o perlomeno un corollario di concetti a cui affidarti, che cosa fai? Dunque, se sei un copywriter freelance, questo proprio per spiegare il mio lavoro nel concreto, così com'è, senza tanta metafisica. Se sei un copywriter freelance, allora tu gestirai in maniera autonoma il tuo lavoro. Questo vuol dire che avrai presumibilmente intorno a te dei colleghi sui quali fare riferimento, molto spesso altri freelance. Diversa la questione invece se sei un copywriter dipendente. Sono due nature di lavoro diverse, hanno pro e contro, ma anche questi li vedremo in un secondo momento. Diciamo che però il lavoro di un copywriter prevede l'interazione, tranne casi rarissimi, con un art director o con un grafico di riferimento. E la loro unione sentimentale crea la coppia creativa. Un copy e un art che si mettono insieme producono un contenuto di senso pubblicitario che si confà di parole e di immagini. Le due cose devono andare insieme. Il sogno del pubblicitario sarebbe che ci fosse una sinergia a priori, in tutto il processo creativo.
In realtà sappiamo che a volte può succedere che siamo noi copy che rincorriamo gli altri che rincorrono i copy, poi ci sono art bravissimi che si autofanno i copy, insomma ogni situazione sa da sé. Però generalmente si può dire che il lavoro all'interno di un'agenzia pubblicitaria si basi sulla coppia creativa e poi anche sul gruppo. È frequentissimo che un altro anglicismo che ormai noi conosciamo perfettamente, il brainstorming. È tipico anche di chi in agenzia ricopre altri ruoli partecipare, mettere il proprio per riuscire a trovare una strategia, un'idea, un concetto. Le altre figure per l'interesse di chi mai si stesse interessando al mondo della comunicazione, figure tipiche che si possono trovare in questo settore sono l'account, la persona cioè che gestisce tendenzialmente i rapporti tra i clienti e gli esecutori del lavoro, tra i creativi. Prende i brief, mantiene le relazioni con loro, consegna il materiale una volta prodotto all'interno dell'agenzia. Poi troviamo il lavoro che la mia generazione ha visto nascere e fiorire, che è il social media manager. Il social media manager si occupa di diversi aspetti, alcuni molto tecnici, rigorosi, quasi economici, anzi del tutto economici, e altri aspetti invece legati alla creatività. Lo vedremo nell'appuntamento che vivremo per quanto riguarda la scrittura sui social network. Poi ci sono altre figure, come le persone che si occupano nello specifico dell'animazione o coloro i quali sono esperti di digital o di e-commerce e si muovono in questa direzione. A capo di tutto questo, generalmente, c'è uno dei principali nemici del copywriter o suo affidato anche in battaglia, che è il direttore creativo. Il direttore creativo è la persona che valuterà il vostro lavoro e lo giudicherà consono o non consono, migliorabile, rivedibile, orrendo, insomma, varie sfumature di ottimismo di questo tipo. Veniamo quindi a questo punto a cercare di capire come funziona una giornata tipo all'interno del lavoro di copywriter, per chi mai osasse lanciarsi in così disperati destini. Dunque, tutto comincia la mattina, generalmente non prima delle 10, con il brief. Il brief è il documento che porta al suo interno la richiesta che viene sviluppata da parte del cliente, ossia è la domanda che voi stessi dovete interpretare. Ricordiamoci infatti che è del tutto legittimo che non sia compito del nostro cliente saper porci le domande giuste. Ad esempio, io, il cliente ipotetico, potrei voler pubblicizzare un mio prodotto sbagliando completamente l'approccio. Perché il mio mestiere è produrre un prodotto. Quello che invece mi aspetto dall'agenzia è che mi dia una consulenza, non solo un'esecuzione di un lavoro di comunicazione, ma che capisca anche se io sto sbagliando. Certo, quella che sto disegnando è forse una delle utopie più rosee possibili. Nella vita reale, è difficile convincere un cliente che ha avuto un'idea forse non del tutto corretta o che ci sarebbe di meglio da fare. Mi rendo conto. Però il nostro lavoro, quando apriamo un brief, è sempre di cercare di interpretare la richiesta che ci viene fatta e non solo accoglierla così per quella che è. Da quel momento in poi, cioè l'elaborazione di ciò che ci viene chiesto, potrebbe essere una campagna stampa, ossia una campagna sui giornali e una campagna di affissione, manifesti per le strade. Anche questi sono tutti termini che vedremo e che analizzeremo insieme. In quel momento lì ci si divide il lavoro, cioè si decide chi all'interno del proprio team creativo deve ricevere cosa e in che incastri, quindi quali sono le coppie creative che si formano, se il personale è numeroso, se ne possono formare numerose. Da lì inizia l'iter lavorativo, una lunga, lunga via nel purgatorio, fatta anche di frustrazione, di lavori che devi rifare completamente da capo e di cambiamenti, perché magari nel frattempo, mentre stiamo proponendo una campagna e vedremo più o meno ogni momento come si svolge, possono cambiare le cose in realtà. Beh, il momento che stiamo avendo ce lo insegna, ma sono anche cose ben più piccole. Magari nel momento in cui, dopo un mese di lavoro su una campagna che ti dà anche soddisfazione, sei pronto a proporla al cliente, ecco, quel mese il suo competitor uscirà con una campagna molto simile e tu vedrai sfumati tutti i tuoi sogni di gloria e il tuo documentario personale su YouTube. Ecco, quindi arrivando a questo punto, dobbiamo quindi capire come si arriva a fare il lavoro del copywriter, cioè che cosa
ti può portare a scegliere questa professione, sta più nell'ambito psichiatrico. Ma cosa, qual è il percorso invece per riuscire ad arrivare a questo tipo di mansione? Dunque, quello che mi sento di dire in questo caso qua è che, come per tanti lavori creativi, non c'è una formula precisa, anzi, generalmente è sulla base di un algoritmo abbastanza casuale, devo dire. E certo, le persone che ho conosciuto io che fanno copywriting vengono da i background più diversi, cioè conosco persone che vengono da filosofia, altre che hanno studiato economia, altre scienze della comunicazione, che sembrerebbe ovvio, ma in realtà è veramente una formula un po' strana quella per la quale arrivi a fare il mestiere che fai. E io nel mio caso ho fatto lettere, quindi insomma, è tutto abbastanza casuale. Certo. Una cosa che potrebbe mai accomunare tutti i copywriter del mondo è avere la passione per la scrittura. Quello sì, ci mancherebbe altro. Ma che basti quella, non lo credo e non lo crederei mai. Se dovessi dare un consiglio adesso a qualcuno che mi dice: a me piacerebbe fare il copywriter, ora, sugli studi non avrei nulla da dire, perché lì sta anche un pochino le vie che la vita prende. Certo, ci sono due o tre accorgimenti che mi vengono in mente oggi, e che mi sentirei di consigliare. Il primo di tutti è leggere tantissimo, proprio a livelli bulimici, onnivorici, qualsiasi cosa. Non dico per forza Dostoevsky, intendo anche articoli, riviste, qualsiasi cosa vi capiti sotto mano è degna di essere letta, perché è il confronto anche con la scrittura degli altri che fa di noi dei ricercatori della scrittura, e non soltanto degli esecutori della scrittura. Penso anche, e su questo poi torneremo anche dopo, penso ad esempio alla scrittura sui social network, che tanto a volte ci innervosisce. Beh, quello è uno degli specchi di come scrive la società di cui facciamo parte. E soprattutto vi ricorda sempre, anche quando magari vi infastidisce, anche quando lo trovate un esercizio di scrolling banale, vi permette però di conoscere il più ampio pubblico a cui voi vi riferite. Anche persone le più distanti da voi sono in realtà il grande pubblico a cui il copywriter si indirizza. E quindi quando gestiamo, quando apriamo i social network, soprattutto, beh, quando si è del mestiere diventa quasi una deformazione, ma questo è un buon esercizio un po' per tutti, dobbiamo ricordarci sempre che quella è la forma di scrittura delle persone a cui scriviamo noi, per cui questo ci servirà tanto per lavorare, per tarare il nostro stile e la nostra tecnica nel copywriting. Capire, cercare di capire che il più quali sono i riferimenti culturali che possiamo usare con un più ampio pubblico, ossia cercare di capire che magari se io cito Foscolo mi perdo un 86% del mio pubblico generale quando mi occupo di pubblicità mainstream. Chiaro è che se voi mi diceste: vabbè, ma io mi sto occupando di un titolo su una rivista settoriale di restauratori dell'antico Egitto, certo sì che allora Ramsete lo potete citare, questi sono casi un pochino più specifici. Quindi in generale la lettura ampia, tantissima, infinita di qualsiasi cosa vi passi per la testa, tranne forse le istruzioni che ha. Poi un altro consiglio che potrebbe sembrare banale, ma non lo è per nulla, se si vuole diventare copywriter domani bisogna iniziare a scrivere oggi. La scrittura, infatti, lo sanno i tanti amici che vedo in questo elenco che si occupano di scrittura in più forme, la scrittura è una forma di espressione brigosa da portare avanti se non si pratica con continuità. Per cui bisogna cercare un po' di imporsi, di praticare l'esercizio della scrittura tutti i giorni. Non intendo con questo dire che è necessario scrivere un pamphlet filosofico la mattina e una piccola poesia ermetista il pomeriggio. Basta veramente molto meno di così. Talvolta ho letto dei consigli su libri di scrittura creativa, ne è uscito uno di recente con il quotidiano La Repubblica. Dice: la scrittura diaristica è fondamentale all'interno della carriera, o del tentativo di carriera di chi vuole fare della scrittura il proprio mestiere. E sono a mia volta d'accordo su questo, ma diaristico non immaginiamoci per forza di cose un canto lirico privato, insomma, o i compiangimenti per situazioni sentimentali tragicomiche. Diaristico può essere anche lo sviluppo di una parola del dizionario al giorno, o non so, improvvisarvi rimatori,
Insomma, l'esercizio tecnico sta a voi, sta anche e soprattutto a quello che vi diverte. Ecco, questo ribadiamolo tanto, perché quando un domani, dopo questo corso, sarà dopodomani, sarete dei copywriters e questo diventerà il vostro lavoro o una parte del vostro lavoro o un'attività secondaria rispetto a quella che fate, beh, allora lì capirete quanto la ripetitività del mestiere, ci torniamo tra poco su questo concetto, dischiacerà un po' e renderà anche questo tipo di lavoro un lavoro ripetitivo. Ecco, cercare quindi di divertirsi anche nell'esercizio quotidiano, cerchiamo di non dimenticarcelo mai, e qui io sto parlando moltissimo anche a me. Ecco, quindi ci vuole tanto allenamento per la scrittura, soprattutto quando la si vuole fare tutti i giorni. Per cui bisogna iniziare a mettersi nell'ordine delle idee che se così volete fare, così si deve fare con un sacco, un sacco, un sacco di impegno. Perché ci vorrà lo stesso grado di impegno nello scrivere la piccola headline che accompagna, piccolo titolo sugli anglicismi, appunto, verremo la prossima volta. La piccola headline che accompagna la pubblicità della carta igienica, lo stesso impegno io dovrò mettere nel testo gigantesco che verrà stampato per Nike sull'intero palazzo, della regina. È lo stesso grado di impegno perché questa è la tecnica che devo sviluppare, la capacità di potermi occupare con professionalità di quello che mi viene richiesto in qualsiasi contesto. Questo sarebbe il sogno, ecco. Ma c'è un altro motivo per cui chi vuole essere copywriter domani deve assolutamente iniziare a scrivere ora. Ed è molto semplicemente strategico. Nel momento in cui un domani vi doveste trovare a proporvi all'interno della vostra realtà lavorativa già in essere o in altre agenzie o da freelance direttamente dai clienti, voi avete la necessità di presentarvi con qualcosa. Uno può aver frequentato lo IED, lo IAD, lo IOD, lo IODA, il VUM, tutte le università che potete voler aver fatto, ma se non avete in mano un piccolo portfolio che testimoni il vostro sforzo, quantomeno il vostro desiderio di impegnarvi molto in questa cosa, è difficile poi dimostrare che cosa sai fare. Quindi, sembrerà banale, ma non lo è, e non vergognatevi di sperimentare. Per nulla proprio, perché se peraltro state capendo che la scrittura è una cosa che vi fa prendere bene, che vi arricchisce o che semplicemente rende meno spiacevole il carico di sfighe che questa esistenza comporta, praticatela con tutta la serenità del caso, sbagliate, fate cose mediocri, fate cose orrende che non mostrerete a nessuno, ma praticatela. E tra queste metterei appunto due o tre testi strategici, quelli del non si sa mai. Non credo che importi davvero tanto il contenuto per dimostrare a un futuro datore o un futuro collaboratore la propria passione, il proprio desiderio di fare. Per me potete anche scrivere una piccola recensione di chi smilicia, potete anche inventarvi una marca di tazze senza fondo di cui farete titoli, campagna pubblicitaria. Serve a voi per mettervi di fronte a che cosa è veramente questo mestiere. Quindi cercare di capire se poi vi piace davvero, perché può anche c'è anche caso che no, e prepararvi nel caso in cui la ghiotta occasione arrivi a voi, e lì bisogna dare tutto. Perché alcuni di voi che per fortuna riesco anche a vedere in faccia in questo momento già sanno ad esempio come è andata a me. Il mio è un caso tra i 7 miliardi di milioni di questo pianeta, ma io mi ritrovo nelle cose che ho appena detto. A un certo punto con alcuni amici all'università avevamo una rivista, ci divertivamo un sacco a scriverla, quindi era un piacere. Nessuno ci pagava assolutamente, nonostante le ore che ci passavamo. Ed è stato proprio grazie a un racconto che io ho scritto per quella rivista, quindi un racconto, non di sicuro un saggio di 360 pagine, bensì un racconto di 2 pagine Word scritte forse anche 14, nemmeno 12 come carattere. E grazie a quello sono riuscita a trovare un posto di lavoro in mezzo ad altre persone che mi hanno insegnato tantissimo, e poi lì è cominciato il mio mestiere. Lì ho imparato le cose che mi piacerebbe tanto condividere con voi in questo percorso, che non solo hanno quindi fatto sì che io capissi cos'era questo mestiere, ma al contrario mi hanno fatto ritornare anche sul mio modo di scrivere, non solo copywriting, quindi di scrivere in generale, proprio di come organizzi il pensiero, perché come abbiamo detto e come romperò infinitamente su questo concetto, la scrittura, buona scrittura, è soprattutto un'azione di buon pensiero, di pensiero efficace, di concentrazione, anche in periodi confusi come questi. Ora, permettetemi però di
introdurre subito il tema critico. Prenderò un goccio d'acqua, scusatemi. Ovviamente adesso vengo a spiegarvi contro di questo mestiere. Scusate. Allora, se i pro sono evidenti, e in questo caso chiedo scusa a coloro i quali in questo momento in realtà non sono interessati un domani a fare il copywriter, ma volevano soltanto sapere come fare a scrivere la mail giusta al relatore di tesi o a scrivere quel messaggio su WhatsApp che comporterà inevitabilmente il vostro matrimonio. Ma per chiudere, come se questo fosse un momento introduttivo per i professionalizzanti, allora analizziamo un secondo i pro e i contro, poi passiamo oltre, della mansione del copywriter. Dunque, se i pro sono evidenti, cioè usare la testa, la fantasia, la creatività, le parole, divertirsi, eccetera, questi sono allo stesso tempo, paradossalmente, anche i contro di questo mestiere. Cosa intendo dire con questo? Intendo dire che nel momento in cui ti è richiesto di produrre un'opera di pensiero e di concetto, e quello è il tuo mestiere, non ti puoi nascondere da nessuna parte. Succederà il giorno in cui hai mal di testa, succederà il giorno in cui sei di cattivo umore. E me lo ricordo, nel mio privato, penso quando facevo la commessa, se ero di cattivo umore, voleva dire che forse, non dico per forza, ma poteva succedere che io magari rispondessi un po' peggio alle mie clienti. Questo può essere successo effettivamente. Ma se fai il copywriter, non ti è lasciata la stessa libertà, perché sei tu contro un foglio e a un certo punto, alla fine della giornata, tu quel lavoro devi averlo fatto. Quindi scegliere di fare il copywriter è una cosa molto bella, ma anche tanto impegnativa, perché ti mette anche di fronte alla gestione del tempo, oltre che della creatività. E quindi devi imparare molto velocemente a riuscire a gestirti al meglio possibile all'interno di una parentesi di tempo compatibile con i tempi del mercato. Cosa intendo con compatibile, ahimè, con i tempi del mercato? Molto probabilmente nel momento in cui ti arriva un brief, sei in ritardo sul brief. Perché il tuo cliente pretende che il lavoro che devi svolgere per lui debba essere eseguito in tempi immediati. Ovviamente a discapito della qualità, mi rendo conto, ma così è che di solito vanno le cose. Mentre invece uno, un buon copywriter deve combattere per la possibilità di avere le condizioni più dignitose per l'esecuzione del suo lavoro e quindi deve anche difendere un minimo di spazio temporale in cui farlo, un buon lavoro di qualità, che implica ovviamente, come dicevamo prima, il pensiero. E il pensiero non viene così a un certo punto a un orario imprecisato della giornata, generalmente dopo pranzo con l'appiocco, no? Il pensiero va stimolato e va trovato purtroppo, e sta a noi. E sta a noi. Quindi capiterà il momento, magari il brutto periodo, capiterà il momento in cui avete l'estro sotto i piedi e non avete nessuna inventiva per scriverne nessun testo. Questo fa parte del mestiere e uno deve accettarlo. Una delle lezioni che ho pensato e a cui tengo particolarmente è il tema della fallibilità, perché a un certo punto uno deve fare i conti in maniera quanto più serena e produttiva possibile con la necessità di tornare sul lavoro, anche cancellarlo, anche buttarlo via e ripartire totalmente da capo. Un altro dei lati negativi che già accennavo prima di questo mestiere con il quale bisogna convivere sempre è la ripetitività. Che cosa intendo dire? Che nel momento in cui il tuo lavoro è creare titoli o scrivere testi o scrivere gli script per i radio, queste sono le varie attività che il copywriter fa, quelle sono e si reitereranno giorno dopo giorno. Sempre così, mettetevela via, è una cosa che bisogna accettare e conviverci quanto più serenamente possibile. È così per tutti i mestieri, in una certa misura. Nel copywriting avete un po' la sfiga che peraltro dovete metterci creatività. Quindi, all'aumentare della ripetitività, voi dovete per forza di cose far aumentare la creatività in un flusso produttivo crescente. E questo non sempre è semplice, perché si inserisce un'altra variabile. Quali clienti ho? Dunque. Questo dipende, se siete freelance, ve li andate a cacciare e cercate, credo, immagino io, per una questione anche di salute mentale, di trovare quelli che magari vi piacciono di più, certo, venendo incontro anche alla loro situazione economica, quindi cercherete di spennare gente simpatica con molti soldi. Ma nel caso invece del copywriter che è dipendente, ovviamente dipende dalle scelte del gruppo di cui fa parte, dalle scelte di ricerca di new business, si chiama così l'ambito che va a cercare nuovi clienti. Ed è una variabile che ogni realtà tiene per sé. C'è chi accetta tutti, c'è chi ha delle rimostranze etiche nei confronti dei suoi clienti.
Ogni caso sa la sua, insomma. Ma a voi capiterà di fatto di occuparvi delle persone che altri hanno accettato per voi. Vi va fatta bene se avete tanti piccoli clienti, e va fatta un po' peggio se ne avete uno molto grande, perché ad esempio potreste trovarvi occupati per, facciamo, 15 anni della vostra vita di carta assorbente. Non c'è niente di male in questo, e anche questo fa parte del lavoro di copywriter. Spero per voi che la carta assorbente vi piaccia tantissimo in quel caso, perché potrebbe essere proprio di quello che vi occuperete per tanti, tanti giorni. Quindi ci vuole tanto coraggio, animo e risolutezza, perché altrimenti diventa un po' lunga. Ultimo contro che aggiungo, poi giuro che cercherò anche di farvi piacere un mestiere che piace a me, è la discutibilità. Ho voluto chiamare così questo contro perché è una cosa che vedremo a più riprese. Non solo, caro copywriter, o caro scrivente di pamphlet filosofici, o caro scrittore anonimo di lettere d'amore, tu dovrai essere pronto a difendere il tuo lavoro davanti al tuo direttore creativo, quindi in sede interna, che potrebbe dirti ad esempio che il tuo lavoro è orrendo e non vale la pena. Scusate un secondo, ignora questa versione di Java. Ecco, non soltanto tu difenderai il tuo mestiere di fronte a, quindi, i tuoi colleghi che magari ti diranno, non so, con leggerezza, o con un pochino di spirito critico che la tua idea fa schifo, ma lo dovrai difendere presso il tuo direttore creativo, che anche potrebbe dirti con molto incoraggiamento che potevi fare un altro mestiere. Ma infine dovrai difendere tutto questo di fronte al tuo cliente. E lì, signori miei, è un momento di dramma, certo, non privo di esiti molto comici, perché magari il tuo lavoro viene accettato, sì. Ma questo uso della parola evidenziatore mi sembra un po' sessista. Cioè, troverete qualsiasi feedback possibile e immaginabile. E soprattutto vi troverete di fronte al più crudele degli strumenti e dei criteri valutativi di un lavoro. Mi piace o non mi piace? Il criterio mi piace o non mi piace è atroce, perché mette il tuo lavoro in una posizione di indifendibilità. Se chi guarda il tuo mestiere pensa di poterlo giudicare solo in virtù del proprio interesse o del proprio piacere rispetto a quello che tu hai scritto, rappresentato, disegnato, allora quello è un problema. Ed è lì che dovremo difendere il nostro operato, nelle diverse sedi in cui ognuno di noi di questo gruppo si muove. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo essere pronti a giustificare, io mi spero anche col massimo grado di verità possibile, il lavoro che abbiamo eseguito e a difenderne ogni passaggio. Nel momento in cui noi non andiamo sicuri dell'idea che stiamo presentando e tentenniamo, non la venderemo mai, non la venderemo ai nostri colleghi, non la venderemo ai nostri amici quando gliela raccontiamo la sera, non la venderemo di sicuro al nostro cliente che alla fine dei conti, molto spesso, è convinto di avere ragione perché paga. Così è la natura del commercio a un certo punto. Ecco. Quindi credo di avervi detto con quest'ultimo passaggio quanto sia importante cercare di rendere insostituibile quello che creiamo quando scriviamo. E io credo che questa cosa si possa fare. A volte, sì, dovendo mantenere un ampio numero di parolacce in gola, però io credo che questa cosa si possa fare. Quello che credo renda molto più interessante il lavoro di un copywriter è quando egli stesso riesce a rendere insostituibile il suo compito. Pensiamo infatti a quante volte, quanti post noi leggiamo, quanto spesso magari critichiamo il lavoro di qualcun altro, che ne so, mi viene in mente chissà, una pagina Facebook che diventa famosa perché fa una serie di post che ci fanno particolarmente ridere o se ne esce con una gaffe di cui tutti parliamo per un mese. E immancabilmente ci diciamo, vabbè, l'avessi fatto io non avrei mai compiuto questo errore. È chiaro, lo pensiamo tutti, lo diciamo, non c'è niente di male, credo, in questo. Ma questo dico per dire che noi in realtà dobbiamo scrivere delle cose quando ci mettiamo lì di fronte al maledetto foglio bianco, e il maledetto foglio bianco sarà argomento della prossima lezione, e dobbiamo cercare di capire come imprimere il nostro pensiero in maniera che sia insostituibile, che nessuno mai possa dire, beh, io avrei potuto farlo, avrei potuto forse farlo meglio. Cioè, almeno provarci, non dico riuscirci, siamo fallibili e meravigliosamente umani, però avere almeno come fine ultimo cercare di fare in modo di scrivere una cosa che il nostro cliente non potrà mai dire, potevo farlo io dopo la riunione. No, non dobbiamo fare in modo di fare sì che il nostro lavoro sia così
unico, così adatto, così ben studiato e mettendoci cuore, che sia proprio insostituibile. Ma mi rendo conto che forse serviranno due o tre incontri per spiegarci meglio come e in che misura possiamo fare questo, se possiamo farlo. Ma se proprio io non sono riuscita a farvi desistere dall'intento di voler scrivere nella vita, allora, in questo caso, mettiamo di cominciare in questo momento con un nuovo argomento e quindi cercare di entrare nel vivo del nostro corso. Il primo testo che secondo me chi vuole scrivere nella vita deve scrivere, soprattutto se vuoi fare un copywriter, se vuoi fare il copywriter, è un testo fondamentale. È il testo del vostro stesso curriculum vitae. Mi permetto di fare un piccolo discorso che mi piace a volte fare con i ragazzi, anche alcuni che vedo adesso in chat e con cui ho il piacere di lavorare durante i giorni della settimana non quarantenali, cioè mai adesso, un piccolo capello introduttivo su come si scrive un curriculum vitae, o meglio, non potendo io sapere nulla del mondo, ma almeno come non si scrive. Cioè due o tre cose che se io potessi cercherei di evitare, di fare evitare alle persone a cui voglio bene intorno a me. Sappiamo infatti che quando cerchiamo lavoro o che quando magari ci apriamo alla possibilità di nuove collaborazioni, di nuove situazioni professionali, dobbiamo soprattutto fare un'opera di personal branding. Cosa intendo con questo anglicismo malsano? Intendo, se dovete farvi assumere da un'agenzia di comunicazione, ricordatevi sempre che vi stalkereremo fino al primo ricordo di Facebook del 2009. Guarderemo tutto noi che vi stiamo per selezionare, quindi sapremo assolutamente del festival a cui siete stati, quelle birre, quelle grandi, sapremo come è andata a finire. Ci ricorderemo di quel taglio di capelli e di quel post politico sconveniente. Ci ricorderemo di tutto questo. Quindi un'opera di pulizia è sempre fondamentale quando vi candidate per una posizione. Ma questo direi che lo avete ormai acquisito ampiamente, ne sono sicura. Ma in generale, nel momento in cui ci presentiamo per una posizione o ci dichiariamo disponibili per aprirne delle nuove, allora è il caso di porci nella maniera più suitable, direbbero gli inglesi, possibile. Ossia nel modo che ci renda più simpatici semplicemente al prossimo nostro, se ci riesce. Vediamo quindi, concedetemi scusate un altro goccino di acqua frizza, alcuni piccoli appunti che ho preso su come dovremmo fare per gestire al meglio questo primo fondamentale testo per chi vuole scrivere. E bevo, scusate. E poi questo sarà l'ultimo argomento che insieme trattiamo oggi e in un secondo momento invece vi darò, dopo questo discorso, un piccolo compito, un consiglio di lettura. Vi lascerò la mail e ridiscuto con voi un attimo alcuni estremi tecnici di questo percorso che faremo insieme, tra cui, se salto una lezione cosa succede, eccetera, eccetera. Quindi, veniamo al nostro, il curriculum vitae è il testo con cui un copy vende se stesso. Ho detto copy perché ovviamente questa è la sede per parlare di questo mestiere, ma credo che alcuni di questi spunti di riflessione che sono il frutto del mio pensiero, ma anche del pensiero condiviso di alcuni amici e di alcuni colleghi, possano essere utili sempre per tutti quanti noi, in ogni contesto in cui creiamo un curriculum o ne creiamo più di uno, lo vedremo. Insomma, partiamo dai dati base, l'estetica, non importa. Se il lavoro per cui ci candidiamo è un lavoro che prevede solo la scrittura. Nel momento in cui io prendo un foglio in mano, lo vedremo anche quando parleremo dei testi lunghi, la forma è importante. Il modo in cui io presento quello che penso o quello che voglio esprimere, soprattutto se sono io, è importantissimo che sia all'altezza delle mie aspettative e che quindi coinvolga in maniera positiva la percezione di chi ho di fronte. Quindi io non consegnerò a una persona uno scarabocchio in cui non si capisce nulla o un accrocchiamento in cui le lettere non si distinguono, non è facile la lettura del documento. Perché ricordiamoci sempre che più semplifichiamo la lettura al nostro lettore, più lui ci sarà grato o come ci sarà grato. E non useremo termini astrusi, turbocapitalisti o cose veramente criptomacheroniche. No, noi saremo il più semplice possibile, perché così ci piacerebbe essere trattati, io credo, con semplicità e con rispetto. Quindi creiamo un CV che sia carino. Carino è la prima parola così originale che mi viene da usare. Certo, ben venga la creatività, però
A maggior ragione se vi state candidando per un posto di lavoro in un ambiente creativo o comunque un ambiente estroso, benissimo, stupiamo il destinatario del nostro curriculum vitae, mettendo, non so, uno schema che nessuno ancora ha mai usato, usando, vabbè, adesso online trovate veramente la ONI per quanto riguarda template già approvati di curriculum vitae. Va benissimo stupire, ricordiamoci sempre solo di non fare cose concettose, cioè di non fare cose che appesantiscono la lettura e che rendono quindi una pena per chi ci legge andare a capire anche solo come ci chiamiamo. Punto numero due, parliamo della fotografia. E allora dico sì, ben venga la fotografia. L'unico principio che mi piacerebbe poter consigliare e che voi osservaste nel vostro futuro. Sembrerà un po' strano, cioè fate una foto scoutistica. Cosa intendo con questo? Intendo dire che la foto più semplice possibile, che ci ritrae positivi e puliti, è la benvenuta. Se poi si vuole unire a questa pulizia, una presentazione neutra di noi, anche un pizzico di energia in più, ben venga. Ma no ammiccamenti sexy, no. No, figura intera, e so, fa ridere, ma succede davvero questo, non è una cosa che sto immaginando per divertirvi. Succede davvero, no, abbronci minacciosi, non fatemi paura nel momento in cui mi mandate un CV. E abbiamo già detto, no, figure intere su scogli al mare? Ok, perfetto. E allora su questo direi che ci siamo intesi. Dopodiché, veniamo a una chiarezza base per altezza, la chiarezza dei dati anagrafici. Oltre al nome, se non è scontato, e ci sono altri dati che devono essere dati per forza. Dunque, il numero di telefono e il recapito mail siano scritti molto chiari, in maniera molto evidente, perché altrimenti insomma, diventa un po' rocambolesco recuperarli. Sì, scrivere la data di nascita. Come mai questo? Non è per un feticismo di chi legge il vostro curriculum, sapere se è più giovane o più vecchio di chi legge. È piuttosto perché ci sono diverse tipologie contrattuali nel mondo, alcune di queste si rifanno anche a specifiche età, per cui per un selezionatore, per un recruiter, un altro anglicismo, è più semplice riuscire a capire se siete il candidato ideale o meno in base alla vostra età. La città va messa molto spesso, soprattutto perché io voglio capire, dove sei tu, non dove sei nato. Io capisco che sia difficile rinunciare alle proprie radici, ma se io cerco lavoro a Torino, io scriverò a Torino, non scriverò con tutto rispetto delle mie origini Mirandola, provincia di Modena, perché se io cerco lavoro qui è importante che io faccia sapere alle persone che forse mi assumeranno che sono disponibile ora, subito. Oddio, ad oggi automonito è un dato che suona un po' di ancien régime, sarete d'accordo, però la città è abbastanza importante. A meno che ovviamente voi non stiate cercando in questo momento di applicare un altro termine nuovo del mondo del lavoro in un'altra città, ma generalmente mi sembra un consiglio di buon senso rimanere su dove si è, quantomeno se lo si sa. Poi veniamo a un altro caposaldo, che è la brevità. Signori, una pagina, massimo due, no libri, no pinzettati, no con spirale a lato plastificato. Un curriculum è uno strumento, è il vostro biglietto da visita, deve essere la cosa più facile da consegnare possibile. Quindi eviterei delle sinossi molto lunghe della vostra esistenza, perché soprattutto in questo settore di cui ci occupiamo noi, che è il copywriting, la sincreticità è fondamentale. Riuscire a essere concisi è un nostro punto di forza, anzi, verremo valutati proprio per questo. Come e in che modo riusciremo a riassumere nella maniera più brillante quello che siamo? È il primo grande compito da copy che forse vi verrà affidato nella vita. E proprio per questo veniamo al punto selezione mirata dei contenuti. Dunque, anche un curriculum, quindi, è la sede in cui dimostrare il vostro ingegno, la vostra voglia di fare, il vostro impegno. E non dico di inventare competenze, questo non lo dirò mai, né di eliminare dei dati importanti rispetto al vostro percorso, ma uno, non abbiate paura di dichiarare l'assenza di esperienza, perché non c'è niente di male. Parlo soprattutto ai ragazzi che so che sono in questa chat, che sono molto giovani, dove per molto giovani intendo 18 anni, quindi sono ben pochi. Non c'è nessun problema a dire che non si ha esperienza lavorativa, anzi, e veniamo al punto dopo, evitare di riempire righe così, giusto per riempirle.
Forse io preferisco sapere che il ragazzo P ha soltanto studiato fino ad adesso, perché così è andata la sua vita e non ha lavorato, piuttosto che sapere che P a 15 anni ha fatto il bagnino nell'estate 2013-2014 e a capo bagnino, stesso stabilimento balneare 2015-16. Forse queste informazioni, sono sicura, facciano piacere a P, ma non sono del tutto rilevanti. Noi, infatti, quando scriviamo un curriculum, cerchiamo sempre di ricordarci che tipo di mansione stiamo cercando di puntare e su quella noi comporremo un curriculum che è fatto ad hoc, perché è importante che ci ricordiamo che forse la raccolta delle pere nel campo di mio cugino non merita di essere un curriculum in cui nel frattempo metto altre attività, forse più consone, più congrue all'attività che andrò a svolgere. Quindi cerchiamo di avere attinenza e in generale, come regola direi, di evitare quindi magari quelle esperienze di lavoro che non hanno più tanto a che fare con quello che cerchiamo. Possiamo anche avere più curriculum, eh? Quindi ad esempio dire nel curriculum che io manderò all'azienda che si occupa di quello, manterrò queste attività. Nell'altra vado a modificare, vado a togliere questo, questo e ci metto invece quel patentino che ho preso. So, non è un male avere più curriculum alla mano, sempre pronti nel nostro PC per essere spammati durissimamente ovunque. Così come quando passa il tempo, lasciamo che il tempo passi. Se io ho preso 100 e lode nel liceo di scienze motorie dell'Istituto Gramsci di Montecchio Maggiore e ho 38 anni, forse al mio recruiter non interessa. Quindi forse dopo un tot di tempo rispetto a un'attività svolta è anche giusto prendere le distanze, trovare una formula un po' più innovativa per riassumere il proprio percorso di studi. Sono solo spunti, è dei 3.500 che ci sono nel mondo. Su tutti, dimenticare il modello Eurepass sarebbe un bel favore per l'umanità intera. Ma sappiamo che invece in alcuni luoghi viene richiesto, quindi a volte non sta a noi poter scegliere lo strumento migliore. E in generale, per gli studenti che si presentano in età scolare, ben venga mettere prima gli studi, intendo anche magari quando siete all'ultimo anno della specialistica o di un altro istituto di questa natura, state candidandovi per un tirocinio, ci sta tutto mettere prima gli studi, non è nulla di così sbagliato. O contrario, invece, se da un po' di tempo siete nel mondo del lavoro, quindi metterei prima le mansioni lavorative e sotto gli studi, per una questione di banalissimo buonsenso. Dunque, detto questo, mi sembra di aver dato alcune direttive su cosa eviterei di fare, su cosa alcuni amici confrontandoci mi hanno consigliato di non fare mai. L'ultimo punto che aggiungerei prima di liberarvi è lo stupire. Cosa intendo con stupire? Che a volte potremmo anche fare un esercizio di storytelling il più importante, lo facciamo sempre per noi. Nel momento in cui io cerco di descrivere me stesso, devo aggiungere qualche, devo, è consigliabile che io aggiunga una qualche informazione che mi faccia brillare in un modo un po' più particolare, anche semplicemente dei quattro curriculum che il mio recruiter ha letto prima del mio. Chissà che non sia metterci la mia abilità di aprire le patatine con le ascelle. Chissà che non sia il fatto che magari ho un diploma al conservatorio. Queste cose, se opportunamente utilizzate, possono tutte dar modo al nostro curriculum di differenziarsi e diventare unico. Che se ci pensiamo è un po' quello che cerchiamo di fare quando con le nostre parole cerchiamo di vendere qualcosa, che sia appunto una iniziativa umanitaria, così come una merendina al cioccolato. Quindi questo vi invito a fare, come il copywriter bravo cerca. Quindi non io, cerca il punto unico su cui fare perno per descrivere qualcosa e dire questa è l'unicità del mio, unique selling proposition del mio oggetto, del mio prodotto, della mia idea. Così fate con voi stessi. Cercate di trovare quelle due o tre cose che magari possono dare di voi un aspetto che si distingua. Io lo cito tranquillamente perché lo vedo tra l'altro presente in chat. Uno dei ragazzi con cui ho lavorato quest'anno, ricordo che alla fine del suo curriculum scrisse: conosco quasi tutte le capitali degli stati del mondo. E voi dite, ma ok, si candida per fare il copywriter, che attinenza ha questo? Eppure a me ancora oggi rimane impresso, perché mi ha aggiunto un'informazione su di sé, peraltro era congrua al suo profilo, perché prima di entrare con noi si aveva studiato anche cose di scienze internazionali, geografiche, quindi aveva una certa attinenza col suo CV. Risultava bizzarro, chiudeva il curriculum con una nota che non può non farti sorridere. Poi dopo ci ho lavorato e ho sorriso meno, scherzo, però
Insomma, comunque è cercare di dare anche qualcosa di personale. Va benissimo. Certo, cerchiamo di studiarlo in modo che sia strategico. Proprio per questo, è prima di morire di laringite acuta? Anzi, scusate, non sono abituata a bere in pubblico, chiedo scusa. L'acqua, intendo. Allora, per chiudere questo primo incontro con voi, mi piacerebbe ricordarvi che in questo momento scriverò, anzi proprio adesso se non mi dimentico, la mail che ho creato oggi pomeriggio perché così possa essere un canale di discussione diretto tra me e voi. Cosa intendo dire? Che i ragazzi della scuola hanno già il loro bel da gestire, per cui le nostre robe interne cerchiamo di gestircele da noi. Questo cosa intendo? Consigli, domande, feedback per piacere, grazie. Quelli che volete anche, guarda, secondo me è lungo così, una palla infinita, facciamo lezione di mezz'ora. È legittimissimo. Suggerimenti, richieste di argomenti, quello che volete. Ma anche io proverò, non prendiatela come un'imposizione, ci mancherebbe altro, proverò a scrivervi o proporvi dei piccoli esercizi. Stiamo parlando di roba che penso vi prenderà 20 minuti, se proprio scrivete lento e in corsivo. Ecco, questa è la mail. Lucia Gambuzzi, copy, tutto attaccato, chiocciolagmail.com. Stavo per scrivervi anche la password. Vi proporrò dei piccoli esercizi, se vi va e se volete, io me li guardo, me li leggo e vi rispondo in questo senso, se avete piacere. Quindi, visto che abbiamo parlato di CV e abbiamo parlato di vendere bene se stessi, direi che l'esercizio che avevo pensato per voi, se ovviamente avete piacere, è un esercizio di grande sintesi. Mi piacerebbe, sfidarvi a scrivere la vostra biografia, o meglio, il copy di voi stessi, la vostra body copy, in 5 righe. Mi piacerebbe che vi immaginaste, e io le leggerò tutte, quindi sarà per me un grande piacere, perché penso di essere molto fortunata e imparare tantissimo da questo gruppo di lavoro con voi. Mi piacerebbe capire, in 5 righe, come fate a conquistarmi e a farmi dire, ti prego dai, apriamo una collaborazione, non so che volto hai, non so di dove sei, ma mi interesserebbe sapere come scrivi il resto, se sai descrivere così te in 5 righe. E mi piacerebbe anche salutarvi invece con un consiglio di lettura, così, giusto per rimanere sempre in tema di biografie, mi piacerebbe consigliarvi un libro che a me ha fatto spattaccare dalle risate, che è Le vite scritte di Javier Marías. Se volete ve lo scrivo anche qua, e anche perché Marias non solo è uno degli autori migliori del mondo, ma è l'unico autore di cui io sbaglierò sistematicamente l'accento nel cognome. Quindi faccio che scrivervelo così, lo sapete, perché se vi affidate a me stiamo freschi. Marias, Le vite scritte. Il motivo per cui ve lo consiglio è di piacere e professionale. Di piacere nel senso che fa morire dal ridere. L'ironia di Marias è una cosa che va riconosciuta come antidepressivo. Scrive in maniera molto intelligente, ha dei giri di frase veramente belli e prende spunto dalle biografie di alcuni importanti scrittori dell'Ottocento e del Novecento e riscrive la loro biografia in una massimo 2 pagine. Vi troverete quindi un insieme di biografie varie e molto diverse tra loro, ma vi assicuro che il divertimento è costante. In più, scelgo proprio Marias perché è, credo, uno degli scrittori più densi che conosco, ma anche con una capacità unica di distinguersi. Questo io non dovrei assolutamente dirlo, però mi rendo conto che per il momento che stiamo vivendo tra librerie, consegne a domicilio, eccetera, credo che qualcosa riusciate a spulciare anche da Google Books, per dire, per riuscire ad avere un'idea di come scrive Marias. E altrimenti, insomma, è uno degli tanti buonissimi propositi di questo strano periodo che stiamo vivendo. Detto questo, e con una certa sura, io direi che per oggi vi ho detto quello che vi dovevo dire. Vi rinnovo di nuovo a usare questo indirizzo che vi ho dato quando ve lo sento, anche per altre cose, consigli su cose vostre scrittorie o occupazionali, eccetera. Insomma, questo è quanto. E nulla, per chi vuole può. Ci vediamo giovedì prossimo, ma qui vi dico, capisco che sia complicato perché c'è chi magari ha la stessa sera Zumba, c'è chi ha lavoro, c'è chi ha una Skype con il compleanno del cugino di terzo grado, è normalissimo, ci mancherebbe altro. Questo è il motivo per il quale stiamo registrando queste lezioni,
che se mia prima me l'ha spiegato Enrico, però io appunto faccio il copy, capisco tanto queste cose, e mi ha detto che essenzialmente sono in cloud, quindi usando questa piattaforma, GoToMeeting, riuscita ad averlo subito, e invece di doverlo scaricare sul desktop. Ma forse questo poi ve lo spiegherà lui. Quindi, che dire, vi ringrazio e per chi c'è, ci vediamo giovedì alle 18 partendo dalla grande paura del grande foglio bianco. Vi ringrazio tutti moltissimo. Allora. Grazie. Grazie. Grazie a voi.